Ciao! Allora, io sono Roberta Calaresu, una studiosa di Torre dell'Aquila, del Dante, del Simonino, e qui abbiamo. Io sono Claudio Tessaro de Wet, capitano onorario della Compagnia Schützen di Trento, Kaiser Macprima, Compagnia Kaiser Maximilian der Erste, intitolata all'imperatore Massimiliano d'Asburgo, incoronato a Trento nel 1508. Bene, abbiamo il capitano degli Schützen, quindi abbiamo la forza che ci protegge, diciamo, perché al Esatto, tempo del Medioevo, del Dante e del Simonino, sì. erano le guardie in città. E diciamo che proprio nel 1313 è cominciata un po' la storia del territorio poi detto Tirolo, perché in realtà Tirolo era un feudo che il vescovo di Trento assegnò ai conti di Gorizia. Vabbè, allora intanto guardiamo i dipinti, poi con questo nostro confronto ti chiederò di intervenire in certi D'accordo, appendici. d'accordo. Allora, questi sono i dipinti di Torre dell'Aquila, ma trovate già una serie di dipinti su YouTube. Questo è uno studio un po' più approfondito, diciamo per specialisti. Allora, questo è il primo dipinto disponibile, il dipinto di Maggio, viene chiamato di Maggio, ma è il dipinto del toro. Noi chiamiamoli con i nomi originali, quindi i nomi dello zodiaco. Allora, dipinto del toro, abbiamo tre fasce in orizzontale che descrivono una differenza temporale all'interno dell'affresco. Dobbiamo ricordare che all'interno di questi affreschi abbiamo della simbologia del Dante Alighieri, abbiamo rintracciato la mappa, ho rintracciato la mappa del Dante Alighieri, che poi ti farò vedere, ti porterò in questo viaggio spettacolare. Poi c'è la storia del Simonino, perché vero che la pittrice che dipinge questi affreschi nel 1475 racconta l'omicidio contemporaneo, purtroppo in quel periodo a Trento, di questa donna, racconta l'omicidio di Simonino di Trento. Poi racconta però anche il viaggio di Dante Alighieri nel 1303 e rileggendo la Divina Commedia ci accorgiamo che la pittrice non solo ha preso Dante come spunto per dipingere gli affreschi, ma ha fatto lui stesso questo viaggio in città. Ma all'interno di questo viaggio che va nell'oltretomba e poi ritorna alla luce, abbiamo anche gli Argonauti, abbiamo l'Eneide, l'Odissea, abbiamo più e soprattutto i Templari. Qua ti lascio aprire una parentesi, visto che tu sei ferrato in questo argomento. Sì, in effetti già nel 93, anzi prima nel 90, sì, no, dico bene, nel 92, 92 abbiamo fatto a Trento un incontro con l'allora Associazione Larti, che poi si è interessata agli studi dei Templari, soprattutto per quanto riguarda i territori italiani, e va detto questo che anche con questi studiosi si parlò del Tirolo in un modo un po' particolare, perché lo stesso Dante non situa, diciamo, l'attuale Trentino-Tirolo proprio in Italia, non lo situa neanche completamente in Germania, ma dice che il territorio è dove finisce l'Italia e comincia la Germania. In realtà è questa la specificità, se vogliamo, del territorio. L'Austria era un ducato al tempo, quindi non era ancora la casa d'Asburgo, quella imperiale, e Dante coincide con l'incoronazione imperiale proprio del suo, tra virgolette, imperatore, Arrigo VII del Lussemburgo. E questa è una storia molto intricante che dà anche senso e corpo alle ricerche di Roberta Sì, perché noi ci Calaresu. siamo già visti una settimana Ecco, fa e al che ti ho fatto un Esatto, prospetto esatto. e io sono rimasta affascinata di ciò che tu sai. All'istanza della quale effettivamente mi sono sentito preso da questo argomento, che non è la prima volta che affronto, sul quale avevo scritto qualche articoletto, ma poche cose di edite, e sul quale ho parlato altre volte in altre circostanze. Che Dante sia stato un affiliato, tra virgolette, forse un donato, come si chiamavano al tempo, noblato dell'Ordine dei Templari, non è cosa nuova, ne hanno parlato diversissimi studiosi italiani e non, e
e soprattutto molti in ambito ancora dell'impero austro-ungarico. Una cosa da chiarire, perché sono state fatte delle contrapposizioni inopportune. Ti apro una piccola parentesi, se mi permetti. Qui in questi affreschi troveremo un monastero templare molto bello sul Monte Bondone, che era presente fino al 1475, all'epoca dell'uccisione del Simonino e del massacro degli ebrei, dove vengono dipinti questi affreschi, e subito dopo viene raso al suolo. Questo apre un punto di domanda importante. È possibile, senz'altro, questo proprio verso Sopramonte, mi pare. Sopramonte di Sant'Anna. Perché ecco, sì, Sant'Anna, sì, per esempio, resta ancora una parte di questa costruzione, sarebbe tutta da ricercare, sì, da rivedere attentamente. Di certissimo non abbiamo nulla che sia ancora comprovato da ricerche archeologiche organizzate, però si sa, lo stesso Johann Josef Hormaer, che era al tempo delle guerre ofriane uno storico che ha scritto anche un libel, cioè un invito all'insurrezione tirolese antibavarese all'epoca, perché diciamo a Trento c'era il governo bavarese instaurato da Napoleone in quanto alleato, no? Sì, faccio una domanda, sì. Scusami se ti interrompo di nuovo. Noi siamo abituati a vedere l'Italia con la divisione delle regioni. Certamente, che è tutta una visione moderna, esatto. Una visione assolutamente moderna. Austria, Svizzera, diciamo recente, Francia. Sì, sì. Ma com'era al tempo la situazione geopolitica, geografica? Al tempo, innanzitutto, era il tempo in cui c'era il Sacro Romano Impero. Sia nel 1003, sì, al tempo di Dante, la che cui nel denominazione completa era Sacro Romano Impero della Nazione Germanica per il patto carolingio dell'incoronazione nell'anno 800. Quindi noi 800. Cosa eravamo? No, noi c'eravamo in quanto principato vescovile, principato dell'impero. Eravamo un principato. E vescovato di Roma, c'erano una specie di doppia investitura. Qui non mi posso dilungare, devo essere molto molto rapido. Tipo una regione, diciamo, di questo sacro, mettiamola in maniera semplice, una regione. Certo. I principi vescovi erano un'istituzione dell'impero imperiale. E la lotta per le investiture ha avuto essa stessa un'origine nel diritto di investitura vescovile ecclesiastica da parte del Papa o dell'imperatore, perciò si chiama lotta per le investiture. Certo, sì. Che l'imperatore disse i feudi a personaggi laici, va bene, che l'imperatore potesse ordinare dei vescovi era da vedersi. Sì. Dante prende appunto una posizione ben definita, cioè sì, Dante è imperiale dal punto di vista del potere, anzi in qualche maniera, però sostiene che la spiritualità è ecclesiastica, cioè è religiosa, quindi tra l'imperatore e il Papa deve esserci un ben preciso rapporto di equilibrio. E qui spiega la sua presenza, quindi, ecco, in Trentino, sì, quindi in Dante quello che era. In questa lotta si pone come personaggio medio ma equilibrato, direi, perché ha una visione chiara. Lui non è d'accordo con il potere temporale della Chiesa, ma sicuramente il potere spirituale glielo attribuisce. Ecco. Certo, e qui la sua presenza è importante in regione proprio in quel periodo. Certamente. Perché non c'era ancora un accordo tra questi due. Diciamo che l'accordo è ancora indefinito e il principe vescovo occupa un... Questo è importantissimo dirlo in questa sede. Sì. Principe vescovo occupa ancora un ruolo molto particolare. I principi vescovi vanno in battaglia, in armatura, combattono, quindi automaticamente usano le armi. Uh-huh. E, insomma, d'altronde i templari, San Bernardo quando scrive il De Laude Nova Milizie, c'è un certo imbarazzo da parte degli ecclesiastici a ammettere che si vada in guerra, che un monaco possa essere soldato. In realtà è vero anche che i templari però andavano a morire, cioè proteggevano i pellegrini, insomma c'era un'azione che, diciamo, l'Islam era abbastanza aggressivo in quel E quindi periodo. Secondo te Dante in che maniera è diciamo, posizionato con Dante, i templari? Dante equilibra idealmente, perché secondo gran parte delle rette interpretazioni del problema, e anche storiche, e anche effettivamente a un certo punto iconografiche, e la regalità sacerdotale è un attributo dello stesso Cristo, diciamo così. Il Cristo viene raffigurato spesso come re, ma quale tipo di re? È un re particolare, tra virgolette, è figlio di Davide,
è discendente del re Salomone, pertanto, e soprattutto racchiude in sé il senso di una lotta dello spirito per il regno dei cieli, quindi per una dimensione trascendente. È un poco come Melchisedec, sacerdote, il re fa l'offerta di sé, della propria persona. E quindi proprio su questo ragionamento anche, diciamo, la guerra santa non era proprio soltanto intesa, anzi principalmente era intesa come una psicomachia, una battaglia dello spirito, diciamo, dell'essere che si trasforma e che abbandona la sete di potere materiale per guadagnare la Liberarsi. spiritualità. Mi hai Questo. anche spiegato che il principato vescovile di Trento era anche uno dei più importanti. Assolutamente sì, ha finito con l'entrare dal 1100 con Enrico il Salico. Il principato vescovile principale, il principe vescovo di Trento, aveva l'assoluta supremazia su tutti gli altri principati vescovili in quanto cancelliere imperiale itinerante. Trento si trovava, per così dire, a metà strada tra Sì, era un Aquisgrana. imbuto Esatto, naturale tra tra il nord, Aquisgrana a sì. Aachen, che era la capitale dell'impero carolingio sostanzialmente, e Roma, che era la sede papale, dove queste due autorità, imperatore e papa, governavano secondo le relative Tutti i competenze. principi teutonici e poi quelli che Esatto, dovevano partire per le crociate. l'imperatore d'altronde, se non aveva la investitura papale, gli avrebbero, parlo così in maniera molto a braccio, disobbedito praticamente tutti i principi elettori tedeschi per prima cosa. I principi elettori tedeschi erano, come dire, attentissimi a questo particolare, perché sottomettersi all'autorità di un primus per loro era un po' faticoso, diciamo così. Quindi pretendevano assolutamente che questo rito dello Stator, dell'investitura, dell'omaggio dell'imperatore al Papa e della successiva investitura del Papa al personaggio imperiale sacra, fosse effettuata secondo canonicamente. A questo punto l'imperatore da Aquisgrana conveniva a Trento, dove il vescovo di Trento, Principe principe vescovo, dell'impero, sì. e quindi sostanzialmente dignitario principale dell'impero, diveniva suo cancelliere, Kaiser Kanzler, itinerante, vuol dire per tutto il viaggio di andata a Roma durante diciamo, la cerimonia dell'investitura papale, e poi ritornava a accompagnare fino alla Germania, che cominciava in quel senso proprio con Trento, era la prima città Il sostanzialmente massimo del sud, dell'impero germanico, sì. e di lì per la Claudia Augusta Altinate, l'antica Che via troveremo imperiale, anche la Claudia esattamente, Augusta. l'imperatore tornava a casa ad Aquisgrana, in sede imperiale. Facciamo un salto. Qua siamo, diciamo, abbiamo spiegato quello che è il principe vescovo e il principato Sì. trentino. Facciamo un salto dal 1003 del viaggio di Dante, che viene nel Trentino nel 1303. Esatto. È mandato dagli Scaligeri di Verona, ma Sì. anche per risolvere questa questione che poi sfocerà, nascerà nelle compattate, questo Certamente, accordo. certo, è lì è il punto di nascita dell'investitura tirolese, cioè dei conti di Tirolo. E non che questo nome fosse non conosciuto prima, era un castello, ma ci vorrebbe un capitolo a parte, perché qui Apriamo una piccola non possiamo parentesi. Sì, assolutamente sì, trattare, sì. perché era un luogo sacro comunque, quel castello che è sito appunto nel Dorf Tirol attualmente. Un luogo sacro noto anche ai franchi, noto a tutte le popolazioni germaniche e anche celtiche, e ha un suo significato, ma non si può dire qui e ora perché, ripeto, è una trattazione, uno studio a parte, che dimostra però anche la varietà di popolazioni che convivevano nell'attuale Trentino-Alto Adige, parlando di regione italiana, nell'attuale euroregione Gekt tirolese europea, che è appunto un'istituzione che ormai E quindi esiste. Dante cosa fa? Dante, in qualche senso, parlando di Trento e parlando, perché
come dire, se si dice Paris la France, Trento è tutto il territorio, Certo, sì. deriva dal nome, tra le altre, più del fiume, non dei colli. Questa è una cosa che Ma già questo Gorfer, lo guardiamo poi quando arriveremo a sì, Gerione. anche Aldo Sì. Gorfer nei suoi studi aveva notato questa Questa, situazione, è sì. stata notata da tante persone, ma non è stata mai completamente chiarita. Non si potrebbe capire come Trento ha il Nettuno col tridente. Nettuno è un dio acquatico, non è un dio. Torniamo a Ecco, Dante, boh. chiudiamo le Tornando a parole, torniamo a Dante, esatto, Dante e alle tornando a compattate. Dante alle compatate, quando le compatate sono state Cos'è la fatte, compatata? Perché la maggior dunque, parte delle persone sì, magari no, le non lo sa. compatate sono una sorta di investitura accordo con la quale in qualche modo. E il principe vescovo, investendo appunto i conti di questo Castel Tirolo come feudo vescovile della città imperiale di Trento, dà loro anche lo ius ad sanguinem, che sarebbe praticamente qualcosa di cui egli non vuole più interessarsi, cioè il giudizio, la giustizia e la difesa del territorio militare. D'accordo? Ok. Mentre fino a quel momento i principi vescovi erano andati in battaglia, Scusa un secondo che guardo se... Ok, funziona. Sembrava fosse erano sparito andati video. tranquillamente a guerreggiare, lo hanno continuato a fare anche dopo. Non è che le compatate abbiano concluso No, però definitivamente questa storia. è un bel spartiacque, E diciamo. in buona sostanza, tanto per citarne uno, il Vanga è morto in crociata. Il Vanga, il Federico Vanga, quello che ha fatto appunto il Codex di Federico Milano, Vanga, che è esatto. un principe Che un vescovo, principe non vescovo tutti lo è sanno. morto Sì, e sì. sepolto ad Akkon in Siria, Sì. Certo, nella casa dei cavalieri teutonici, nel castello, insomma, non in ciò che resta. diciamo che quando è stato creato l'accordo delle compattate, da quando Esattamente. è stato creato l'accordo delle compattate, il principe vescovo viene scelto sia dal Papa che dall'imperatore. Prima, Sì, molte volte veniva scelto solo dal vescovo Papa, che all'imperatore non andava automaticamente bene. deve avere come ecclesiastico l'investitura ecclesiastica, come ancora oggi non c'è più l'imperatore, quindi Diciamo là. che è Ecco, una cosa importante perché però, veniva scelto, dopo le esatto, compattate, veniva però scelto diciamo, in veniva buon diciamo, fatta accordo. appunto in In buon sintonia, accordo. in buon Invece è accordo. capitato prima delle compattate che venisse scelto solo dal Papa, uno di suo favore, e l'imperatore questa cosa non andava d'accordo e quindi c'erano guerre, Poteva avvenire c'erano... alcune volte anche un po' non proprio, ma un po' il contrario, nel senso che Sì, poteva anche, prevalere sì. l'influsso Dell'impero su germanico. questa Sì. Certo. nomina imperiale. Ecco. Quindi diciamo la posizione di Dante è precisissima su questo punto. Lui Certo, lui viene per divide, sì, sedimere questa lotta intestina. divide sul piano terreno politico, diciamo così, la competenza politica secolare. Sì. E quella spirituale. Su Esatto. questo è molto molto preciso. Bene, qui in questi dipinti quindi abbiamo te l'ho già spiegato, ma lo spiegheremo adesso Certo. alle persone che ci stanno ascoltando. Abbiamo una raffigurazione della mappa del viaggio di Dante Alighieri e quindi Esatto. i passi di Dante Alighieri in Trentino, dove lui ha scritto tutta la Divina Commedia, l'inferno, il purgatorio, il paradiso. Molto bello il purgatorio, geograficamente descritto all'interno della Divina. Ma abbiamo anche la denuncia dell'omicidio di Simonino. Simonino è un bambino che diciamo è del 1473, perché quando viene rapito nel 1475 ha circa 2 anni, 2 anni e mezzo. Questo piccolo bambino è figlio di Maria Andrea, due cittadini tedeschi della città di Trento che si chiamano Garbari, perché erano dei conciapelli, quindi Garbari stava per significare conciapelli. Questo bambino che si chiamava Lonferdorm, si chiamava Simonino Lonferdorm, veniva chiamato Under, aspetta che me lo sono scritto, leggilo bene tu, che sei tedesco, Under, Unterdorben. ecco bravo, che è la pronuncia più giusta, ecco, e sparisce il giovedì santo, anche qua ci sono sempre delle notizie sempre distorte, no, lui sparisce il giovedì santo, lo troviamo sui verbali dei processi in latino. Bisognerebbe dire, mi permetto, Sì? un altro argomento un po' scomodo, nel quale questo è tutto quanto naturalmente da studiare, da capire. Perché è un argomento vecchio ma anche attuale, è un po', diciamo,
un argomento che scotta, ma comunque È un argomento che nessuno vuole che dovrebbe toccare, portato essere alla meglio luce. conosciuto, Sì, cioè è esatto, che bravo, bravo, è meglio conosciuto conosciuto. superficialmente, purtroppo, come tantissimi Che poi argomenti. alla fine è un omicidio politico, a sfondo Diciamo politico. perché la religione ebraica e anche la composizione del popolo ebraico è complessa, è una realtà complessa, unita solo dalla religione, se vogliamo, come anche l'Islam, come anche il cristianesimo, insomma, sappiamo che sono cristiani in tutto il mondo, di svariate etnie, di svariate popolazioni, quindi come l'Islam, l'ebraismo un po' meno, ma anche l'ebraismo ha questa caratteristica, nel senso che l'ebraismo ha un nucleo ancestrale, ma anche un nucleo più recente di popoli che poi sono definiti ebrei aschenaziti, cioè quelli che poi successivamente, in tempo più moderno, parlano un linguaggio germanico detto Yiddish Yiddish, sì, e sono quelli che troveremo e non appunto in questo l'ebraico racconto. tradizionale, ecco, Sì. mentre il gruppo dei Sefarditi è molto più antico, anche ha una realtà complessa che dovrebbe essere molto ben conosciuta, studiata, però diciamo è quello che ha il nucleo, diciamo, della memoria biblica. Agli Ashkenaziti questo è stato passato in un secondo tempo. Io ritengo, non dico io non sono uno studioso di questi problemi, io mi interesso di arte, quindi mi interesso di altre problematiche, ma anche nell'arte c'è una rappresentazione dell'elemento ebraico. Gli ebrei non hanno questo perché, come sappiamo, la loro arte è come quella islamica, aniconica. Sì, non hanno Va bene? l'immagine, sì. Ecco, comunque concludiamo col dire che con grande probabilità gli ebrei che abitavano il quartiere ebraico tedesco di Trento erano ovviamente nella maggioranza Ashkenaziti. Ashkenaziti. Abbiamo comunque anche la presenza però di Sefarditi perché Sì, abbiamo il rabbino di Roma che intercede, in quel senso lì sì, di perché Venezia, quindi diciamo ci sono poi sì, delle perché i entrate Sefarditi, postume. ovvero gli ebrei tedeschi orientali europei provengono da un popolo, da un impero che era quello dei Khazari, quindi era anche un impero popoloso, potente, eccetera, eccetera, un'intera popolazione che aveva, diciamo, abbracciato volontariamente l'ebraismo come religione. Ed erano tenuti a tante regole in più, tra cui il vestiario dei loro rabbini e tutte le regole che, insomma, caratterizzano la liturgia ebraica, appunto. Ok, quindi troveremo in questo dipinto il resoconto dell'epoca, diciamo contemporanea della pittrice del 1475 con l'arresto e il fermo di 78 persone, più tre viandanti, anche loro ebrei, che transitavano in città a Trento. Allora, sono stati arrestati perché comunque era una legge, la settimana precedente la Pasqua, queste persone venivano messe in fermo a casa loro e circondate dalle guardie del principe vescovo. Perché? Perché c'erano tante dicerie, perché c'erano tanti, diciamo, vecchie calunnie che andavano avanti nei secoli, che loro uccidevano i bambini piccoli, vergini, cristiani. Poi col sangue, Qui dimmi, dimmi. si dovrebbe fare però una precisazione, che il sacrificio umano sia stato presente un po' in tutte le popolazioni antiche, in circostanze straordinarie, e si pensi a quello, al sacrificio di Ifigenia di cui parla l'Iliade, e si pensi al sacrificio di Abramo, uno per tutti, insomma, che poi viene fermato dall'angelo, e così via, il druidismo celtico, gli stessi norreni che in determinate circostanze facevano dei riti cruenti, e purtroppo il sacrificio umano come forma di devozionale religiosa era molto diffuso nell'antichità. Oddio, noi Beh, parliamo spesso, qui troviamo il sacrificio umano, troviamo sangue, per cui, troviamo no, per cui, massacri, ma di tutt'altre valli Bisogna trentine e dire non che ebrei. è una tradizione arcaica, rara, poco
Poi rarificatasi nelle Ma mica religioni. tanto rara, perché qui nel 1475 ci Sì, troveremo dei sì. sacrifici umani, sono Certo, dipinti cioè e no, sono non, do, raffigurati sì, non nell'affresco, dobbiamo guardarlo però come. fatti dai Sì, trentini, non dagli esatto, ma non ebrei, dobbiamo, purtroppo. dobbiamo guardarlo come una cosa estremamente scandalosa, perché era, come tante altre cose, in uso nella più profonda antichità. Anche se 1475 non non è era neanche più una cosa, antichità, era però. una co diciamo, un fattore estremo, diciamo così, era il massimo di un Qui è certo. raffigurato in un certo qual modo, Sì, lo troveremo raffigurato, sì, nascosto, sì, sì, sì. quindi già rappresentava una cosa di cui Sì, illecita, da diciamo vergognarsi, che ecco, la religione, poi pagana. il cristianesimo ha completamente, diciamo, in qualche modo superato, abolito questa concezione del sostituendola appunto, ma ricordiamoci che nell'antichità romana, per esempio, si diceva che, dato che il corpo di Cristo, si parlava di corpo, che i cristiani, insomma, da parte di pagani avveniva, praticassero un cannibalismo. No, no, è chiaro, perché prendere il corpo e darlo da mangiare poteva assumere anche un Gli significato uomini travisano sempre. travisato. Ecco, quindi bisogna essere molto, molto attenti su questo. È chiaro che la demonizzazione, o comunque la demolizione di qualcuno che si vuole così, è una forma molto antica, ma anche molto recente di. Allora, diciamo che il delitto del Simonino vede coinvolte queste 78 Certo. persone. Scusa che riattivo il monitor così ci vediamo almeno se siamo inquadrati, che ogni tanto spariamo dal monitor. Quindi vengono messi agli arresti una settimana prima della Pasqua cristiana, che quel periodo nel 1475 corrispondeva anche alla Pesach ebraica. Quindi vengono messi agli arresti più tre viandanti, tra cui un pittore che si trova a passare per Trento, tra le mura di Trento, quindi vengono fermati, messi agli arresti. Siccome collimava con la Pesach ebraica, decidono queste persone, che sono dei gruppi di famiglie, sono tre nuclei familiari importanti, di radunarsi tutti all'interno della sinagoga. Così potevano fare il bagno rituale, potevano festeggiare la Pesach in maniera serena in famiglia. A parte due personaggi, che poi vedremo anche raffigurati nel dipinto, che decidono di rimanere a casa loro, ma nelle androne, nella quella che adesso corrisponde alla seconda androna Borgo Nuovo. E avevano una casa lì, avevano un appartamento, una casa, un pezzo di casa, diciamo, in quella zona. Certo. E questi personaggi poi vedremo che hanno a che fare col tradimento, perché comunque erano mezzi battezzati, mezzi cristiani, per salvarsi la vita, vabbè, ma lo vediamo dopo. Quindi abbiamo il delitto del Simonino, che vede accusare chi del Trentino, chi di Trento, chi delle valli del Trentino, in questo caso quasi sempre Sporro e Lodron, quindi Val di Non e Val Giudecarie, vede accusare queste persone, questi ebrei, e purtroppo ci saranno degli arresti, ci saranno delle condanne, perché si è messa in moto una macchina che ha tritato tutte queste persone, quindi anche i testimoni, anche il principe vescovo che è intervenuto poco. Collima anche l'ingresso, diciamo l'arrivo a Trento di Bernardino da Feltre, personaggio che cerca di far attecchire in città i Monti di Pietà, che nascono, sono stati creati nel 1472, la banca del Papa. Gli ebrei per vivere prestavano, avevano il prestito a strozzo, quindi erano loro la banca in quel momento a Sì, Trento. certo. Deve nascere questo nuovo istituto che è la banca del Papa. Nel 1475, quindi 3 anni dopo la nascita dei Monti di Pietà, che in città c'era questo Monte di Pietà, era nella Torre di Piazza, in Piazza Duomo, al piano terra, dove c'è cos'è il Museo Diocesano. Diocesano, esatto. Lì c'era, beh, quella era la torre, diciamo, dove venivano fatti gli interrogatori, le torture, i processi, anche oltre che a Castello, insomma in altre zone. Lì sotto c'era, in questo stanzotto c'erano i Monti di Pietà. Monti di Pietà che erano aperti solo di sabato. Perché? Perché il sabato è il giorno di riposo degli ebrei. E quindi, siccome durante gli altri giorni della settimana non si lavorava niente, perché tutti gli trentini affezionati andavano dagli ebrei a richiedere il pegno, perché erano brave persone, e avevano un rapporto molto bello, molto sereno con tutti gli abitanti della città di Trento. Anche se chi di Trento parlava un dialetto, invece questi parlavano il tedesco proprio perché erano Yiddish e Sì, quindi è avevano chiaro che stando il
fatto è avvenuto nella contrada tedesca, il fatto di cui parliamo adesso. Sì. L'ipotesi, questa è un'ipotesi chiaramente, ma un'ipotesi molto concreta, perché la maggioranza delle persone ebraiche proveniva dal lato Ashkenazita. Era difficile che provenisse, che so io, oggi si sta vedendo sempre di più storicamente. No, ci sono proprio sui verbali, sì, che sono Ashkenaziti. Sì, fino a Federico il Grande di Prussia, Federico il Grande ha accettato ebrei che fuggivano dalla Russia zarista o dalla Polonia, a lui faceva comodo perché questa gente pagava l'erario prussiano per essere, tanti nomi tedeschi un po' strani, ridicoli, eccetera, eccetera, venivano affibbiati a questa gente e proprio divertendosi, approfittando che loro non capivano, si divertivano i doganieri a fare questi scherzetti, no? Però portavano all'erario di Federico che accumulava per fare le sue guerre, insomma, soldi, e questo era molto importante. Quindi ecco che molta parte dall'est Europa di questi Ashkenaziti sono arrivati in Germania. Di lì a farne una questione razziale io starei molto attento, perché, ripeto, erano né più e né meno che europei, o comunque, voglio dire, anche questo principio razziale è un po' pericoloso, ha dimostrato la sua pericolosità. Questo è sempre lì nella nostra storia. Ma è come la lotta tra gli Hutu e i Tutsi, che sono la stessa popolazione. Quindi molto spesso anche la questione religiosa, perché se guardiamo la questione religiosa, ripeto, guardiamo anche l'Islam, è fatto da popoli di tutte gli stessi turchi. Ma qui con Dante e con la pittrice faremo il giro anche all'interno delle religioni e capiremo. Perfetto. Quindi diciamo è da abbandonare per un attimo, durante a scanso di equivoci che generano sempre polemiche, qualsiasi posizione, diciamo, certo, in tal senso durante una serie. Ma qui aprite la mente, liberate la mente, ascoltate questo studio, che è uno studio che vuole portare a galla soltanto la storia. Certamente. E quindi liberiamoci di queste barriere. Più sereno e più realistico. Ecco. Certo, esatto, esattamente. Torniamo a Bernardino da Feltre. Bernardino da Feltre arriva in città più volte, ma soprattutto quel giovedì santo, e che lui arriva in città, e cosa decide di fare? Decide di fare un'omelia in Duomo. Questa omelia in Duomo con un'invettiva proprio violenta e contro gli ebrei che rapivano i bambini innocenti, vergini come Gesù, e poi li circoncidevano, distillavano il sangue, con quello impastavano il pane a zimi e poi lo mangiavano per festeggiare la loro Pesach. E quindi questa diceria, antica diceria, ricorrente diceria, perché c'era stata in Svizzera, c'era stata in Germania, c'è stata in più luoghi dove succedevano morti, succedevano condanne, succedevano arresti, e purtroppo queste povere persone ebree morivano ingiustamente per l'ignoranza dell'epoca. Quindi questo Bernardino da Feltre, infervorato per presentare, perché non lavorava a questi monti di pietà, non decollavano, la gente andava sempre dalla Brunetta, la moglie del patriarca Samuele, che in città era amatissima come Samuele, come il vecchio Mosè, come Tobia il dottore. Quindi non riusciva a prendere piglio questi monti di pietà. Come eliminare i concorrenti? Si è sempre ipotizzato così nei secoli, ecco la paura di toccare questa faccenda, che la colpa fosse della Chiesa che voleva inserire i monti di pietà, del principe vescovo che una volta che sono stati condannati gli ebrei, sono stati sequestrati i loro beni, le loro case, i loro palazzi, il loro mobilio, i tappeti, gli ori, gli argenti, è stato rifatto completamente tutto il castello del Buon Consiglio. Quindi hanno fatto tutta la struttura, i pavimenti invece di legno sono stati fatti in mattoni, in marmo, tutti gli arredi, i tendaggi. Quindi in qualche modo si condannava in maniera un po' così implicita sia il principe vescovo che Bernardino da Feltre per la morte del Simonino e il massacro ingiusto degli ebrei, perché già al tempo i personaggi che abitavano la città di Trento, i cittadini, si rendevano conto che gli ebrei erano innocenti, e c'è chiaramente scritto su tutti i processi in latino, però ormai questa macchina della menzogna si era messa in moto, poi è iniziata un po' la superstizione, un po' di eresia, e purtroppo sono stati uccisi, non tutti
78 più i tre i viandanti, non tutti, grazie a Dio, dopo anni e anni con l'intercessione del rabbino, sia di Venezia che della città, diciamo, sono arrivati fino a Rovereto, perché Rovereto era territorio della Serenissima, del Doge. Quindi da lì intercedevano dal castello di Rovereto per avere la libertà di queste donne, di questi bambini, che erano ancora anni rinchiusi alla sinagoga, agli arresti. Grazie a Dio sono stati liberati in cambio di cose? In cambio di aver lasciato tutti i loro beni, le loro ricchezze, i palazzi, le proprietà, cose che poi hanno requisito i trentini, il principe vescovo e chi per lui. Sì, io ripeto, bisogna sottolineare questo. Intervengo su questo punto perché qui si parla di sacrifici umani Parla un po' più e forte che sì, abbiamo dicevo, si parla, si è accennato al fatto che i sacrifici umani fossero presenti in quasi tutte le religioni antiche, ancestrali, anche come fatti eccezionali, ma erano presenti, che significa che nelle popolazioni dell'Evo antico, per così dire, era diffusa questa pratica, diffusa non era una cosa così da niente, ma in certe occasioni si faceva. In più, il tempo del Simonino è quello che collima grosso modo anche con la scoperta delle Americhe. Sì, siamo vicini. Bene, insomma, è noto come si sia molto parlato dei sacrifici umani dei popoli precolombiani, in particolare gli Aztechi. I quali, tra le altre, impastavano del pane di mais proprio col sangue delle vittime sacrificali. Ma io a un certo momento, se del No, no, Simonino l'ho era. detto così, mi No, no, chiedo, voglio aspetta che dire. riattivo il Sì. monitor, mi chiedo se poi possa No, corrispondere al vero quello che dici. voglio dire che, a parte la situazione dei popoli del vecchio mondo, tra cui anche il Medio Oriente, eccetera, non era una visione, cioè è orrorifica per noi, per gli antichi, anche i popoli precolombiani, c'era una preparazione persino delle vittime, potevano essere di vario tipo, potevano essere prigionieri di guerra, potevano essere persone che volontariamente, come anche presso i norreni, c'erano di queste cose, volontari che si offrivano di Sì, essere. però qua in Vabbè, questo comunque caso questo. abbiamo delle calunnie Sì, volte a questo non ci sarebbe argomento. pensato mai, per esempio in questa antichità, a calunniare un sacrificio del genere, perché era riconosciuto. Quindi bisogna essere molto attenti a capire anche quale fosse, perché mi sembra che questa vexata questio ci sia stata anche all'interno, la parte sefardita, diciamo, evoluta degli ebrei biblici, non hanno mai guardato alla pari quella aschenazita, perché erano pagani, erano di religione pagana questi cumani, erano probabilmente da loro qualcosa anticamente si faceva, ma come anche presso gli antichissimi, si pensa al sacrificio d'Abramo, Però per sottolineo, antichissimi stai andando indietro di sì, milioni no, d'anni, no, cioè no, mille, qualche millenni, qualche ecco. mille, insomma, Allora, quindi non siamo dunque, al No, va 1475, detto 1003. perché la strumentalizzazione di un omicidio rituale, cioè di un sacrificio umano, poteva venire fatta solo da religioni come l'Islam, l'ebraismo evoluto, il cristianesimo, ecco, lì si poteva guardare anche in modo orrorifico. Non lo avrebbero fatto invece religioni più antiche. Ovviamente se c'erano motivi sacri, cioè se la motivazione di questo sacrificio fosse giustificata da motivi devozionali Ci particolarmente. sta, Ecco, quindi questo voglio con dire. Abramo ci No, per sta, ma essere proprio qui, sereni nel percorso. sì, qui invece stiamo parlando e Qui vedremo stiamo parlando di sacrifici un periodo in umani cui però, nel ecco, esatto, è 1475 75, fatti da chi? in Dalla cui già Valgio la di Cario o cosa della Val di era Non. vista con un certo E orrore, beh, diciamo. difatti è Ecco, disegnata con sì, orrore, è affrescata con orrore. certo. Allora, queste donne, questi bambini verranno liberati. Questi beni saranno sequestrati e presi da chi? Del principe vescovo, dalla città di Trento, e quindi nei secoli, perché poi subito dopo questo fattaccio del Simonino, muore il Papa che era intervenuto mandando un legato papale a Trento per far liberare le donne, i bambini, e il legato papale ha rischiato di essere ucciso a Trento perché chi della città di Trento non voleva essere disturbato. Giustamente chi ha giustamente. Malignosamente chi ha organizzato tutta questa cosa. Quindi il principe vescovo subito dopo morirà, morirà il legato papale, morirà il papa, muoiono tutti avvelenati in qualche modo per morti misteriose che si hanno dato a colpo apoplettico, insomma in qualche modo muoiono tutti.
Dopodiché passa poco tempo e chi ha ordito tutto questo tranello mette al potere uno dei suoi, quindi una persona della Val di Non. E quindi arriviamo al periodo di Bernardo da Cles, il Clesio. Ma questa è una faccenda che prosegue dopo, però questa è la piattaforma storica che vede il viaggio di Dante nel 1303, l'omicidio del Simonino nel 1475 e chi voleva il potere in città, e sono già 200 anni che ci lavora per avere il potere in città, arriverà ad avere il potere in città subito dopo e verrà fatto qua in città a Trento cosa? Il concilio, cioè deciderà le sorti economiche di tutto il mondo conosciuto di allora del pianeta. Perché allora l'Europa, diciamo, era il punto nevralgico economico, il denaro. Sì, e Perché il questa, concilio è questo, è sì. il denaro. Perché E questo si. questa è una vexata questio, perché noi vediamo che dopo definitivamente, cioè la progressiva emarginazione della città di Trento dalla storia europea a un ruolo estremamente periferico, secondario, e diciamo si è aggravata tantissimo dal congresso di Vienna, dopo il congresso di Vienna, cioè dalla riformazione dell'Europa ottocentesca post congresso di Vienna. In realtà, però, la decadenza era già in atto, perché diciamo il periodo di splendore di Trento è il Medioevo. Ecco, Certo, se certo. c'è un uomo che, dal punto di vista culturale, se ci sono due personalità che in Europa rappresentano il Medioevo in maniera Sì. Il significativa, questi Clesio. sono, no, questi sono, parlando diciamo, letterati, Ah, nel ok. mondo tedesco Wolfram von Eschenbach col suo La Parsifal e poi Dante Alighieri con La Commedia. Ok. E giustamente Calareso dice la scritta, quello che la commedia è l'enigma proprio, questo è il punto importante di questa narrazione, sia quello che la commedia porta simbolicamente, che se ne è scritto tantissimo e discusso ultra. Ma soprattutto che cosa nasconde ancora la commedia? Perché la commedia potrebbe anche nascondere un molto affascinante, ignoto e periglioso viaggio di Dante Alighieri, che in realtà si chiama Durantino degli Alighieri e potrebbe anche essere in origine degli Altingheri come cognome. E questo è un capitolo aperto. È tutto da capire, da Gli studiare, da studiosi che si comprendere. infilino in questa Esatto. ricerca e portino il proprio E contributo. mettiamoci in viaggio, perché è mettersi in viaggio. Questo è un viaggio interessante, vedere cosa Dante ha fatto durante il suo esilio. Non solo negli affreschi c'è questo viaggio di Dante, ma all'interno del Duomo di Trento, visto che comunque la pittrice poteva anche dire, magari il mio affresco viene ridipinto, viene magari coperto con della calce. Quindi cosa facevano i maestri costruttori, le persone, diciamo, gli illuminati? Lavoravano nella pietra, gli edifici che dovevano rimanere fissi, stabili, cosa? Il Duomo, la chiesa. Quindi all'interno del Duomo di Trento abbiamo una mappa che ripercorre identica questo viaggio ed è una mappa che conduce dove? In un luogo. In un luogo però, attenzione, che geograficamente è posto a nord-ovest circa, per quanto riguarda il territorio trentino, per arrivare in una posizione precisa, precisa, che è il paradiso di Dante, dove lui ritroverà la sua Beatrice. Beatrice in carne ed ossa, perché qui abbiamo tanti Guelfi, Ghibellini sfollati da Firenze, dalla Toscana, e quindi lui ritrova proprio l'amore. Ma questa mappa abbiamo disquisito anche la settimana scorsa e insomma ci siamo arrampicati su tutta È una un serie di argomento ipotesi. Si interessantissimo, apre un da ventaglio scoprire, tutto da scoprire, importante. sì. Beh, una mappa che potrebbe essere non solo in sezione, quindi nel Duomo per arrivare a questo paese che poi è quello che lui, Dante, descrive come il paradiso, e la pittrice descrive questo posto come un luogo
importante perché aveva delle migliorie, dei lasciapassare importanti dati dal principe vescovo per l'onestà delle persone che vi abitavano, importante al tempo dei Romani perché lì avevano stabilito un punto importante, un dazio per tutti i territori di Roma, ma se non vediamo questa mappa in orizzontale, ma la vogliamo vedere astrale, beh, Dante e anche la pittrice come grandi pittori o grandi, grandi diciamo, che hanno lasciato sotto le tele nascoste diciamo delle coordinate, ci dà una precisa direzione astrale per un punto esatto del cielo. Ma questa è una parentesi che apriamo e chiudiamo. Certo. E quindi se tra voi c'è qualche astronomo che si intende, diciamo, di stelle, io ho studiato astronomia, però non sono così ferrata, quindi ci servirebbe il tuo aiuto. Allora, vediamo un po' se ho letto tutto. Allora, Simonino dell'Onferdorm, che era detto Unferdorben il Beato, figlio di Andrea Maria, di Garbari Conciapelli, che è scomparso il Giovedì Santo, i Monti di Pietà che nascono nel 1472, i 78 ebrei agli arresti più i tre viandanti. Ho dimenticato di dire che la Brunetta e Tobia erano ostetrici in città, quindi loro sapevano l'uso della medicina e non è, alta, è altamente, diciamo, è altamente probabile abbiano fatto nascere anche Simonino. Quindi tanti bambini in città li hanno fatti nascere gli ebrei. Quindi questo è proprio un doveroso omaggio a distanza di 500 anni da questa storia che ancora sia nascosta e ancora non sia spiegata bene e che una piccola lapide, molto piccola, sia a retro della sinagoga e a Trento ancora non si conosca questo fatto di storia importantissimo che in Europa è conosciuto da tutti. Eh sì, va detto che il primo libro a stampa, ricordato anche nel 1500 circa, in occasione dell'Ausstellung che si è tenuto in parte anche in territorio italiano, in parte fuori, su tre sezioni, per ricordare appunto il periodo di Maximilian der Erste, Massimiliano I d'Asburgo, e è stato esposto anche, mi sembra, anche successivamente. Sì, E questo lessilografia. testo in xilografia che precede, a quanto pare, in stampa la stessa Bibbia del Gutenberg. Esatto. Il Questo carattere di Gutenberg che è è da proprio tipico tenersi di quel perché periodo. diciamo che la stampa era come oggi diciamo la rete, no, il web. Calcoliamo che un imperatore, un re, una persona importante poteva avere sei libri all'interno della sua Esatto, sì, biblioteca. i Sei, libri erano una perché erano. cosa molto rara, molto Erano costosa scritti e tutti a quindi mano su diciamo la pergamena. stampa è stata la prima grande diffusione, è stato fatto su questo una forte discussione su quanto Maximilian abbia incoraggiato la stampa. Ecco, Questo è il quindi primo processo mediatico, primo processo diciamo, mediatico, sì. fatto su carta perché c'è l'invenzione della carta. Certo, Abbiamo una cartiera le alla cartiere, vela di Trento, certo. quindi cominciano a produrre carta, Si i comincia ad caratteri, abbandonare la pergamena, tutte queste cose che la venivano pergamena, ma usate, anche ecco. il prete o il frate che a mano Certo. dovevano scrivere tutto il libro. Quindi Sì. abbiamo una diffusione Comincia tutta importante. un'altra fase della storia, veramente una prima rivoluzione sul piano E queste xilografie, tecnologico. che sono dei disegnini un po' stilizzati, anche un po' bruttini, diciamo, dell'epoca, che venivano fatti intingendo con l'inchiostro e quindi veniva intagliato una No, ma anche va parte. detto che anche i caratteri mobili, i primi erano in legno, erano Sì, intagliati, certo, insomma. che è il Sì, Gutenberg, sì, Gutenberg, esatto, si chiama esatto, proprio Gutenberg, il carattere mobile, uno dei, il primo. certo. Quindi abbiamo queste raffigurazioni di come viene massacrato Simonino, ucciso Simonino, torturato Simonino, con questo gruppo, il primo gruppo arrestato di ebrei, tra cui la Brunetta, Tobia, il dottore, Samuele, il vecchio Mosè, che vengono additati come colpevoli in tutto il mondo conosciuto da allora, in tutta Europa. Quindi il primo processo mediatico ha degli innocenti. Ed è una cosa triste che ancora non venga fatta luce su questo periodo storico, quando che poi si sa, visto che il principe vescovo non era responsabile, il Bernardino da Feltre, per quanto maligno e cattivo, non era responsabile. Quindi in questo dipinto troveremo il colpevole. Ma non solo l'esecutore materiale,
e i mandanti, ma chi ha organizzato anche tutto questo? Che Dante lo raffigura come il serpente di Adamo ed Eva, quindi quello che ha messo l'idea, e poi ne è uscito pulito, ne è uscito pulito alla corte di Maximilian, lui ha fatto carriera ed è anche un personaggio noto e molto pulito, quindi scopriremo delle cose insomma inedite. Allora, ricordiamo che in questi dipinti, in questi affreschi, allora c'è dentro tutta la storia del Dante, il viaggio di Dante Alighieri in Trentino, quindi tutta la Divina Commedia, Inferno, Purgatorio, Paradiso. Poi abbiamo dei riferimenti chiari al viaggio, ovviamente, nell'oltretomba dell'Odissea, dell'Iliade, degli Argonauti e la storia dei Templari. Sì, qui va detto che la materia tempo, in questo senso qui, chiamiamola così molto impropriamente, ma poi è una vezzata questo, anche questa qui dal punto di vista scientifico, l'elemento tempo viene centellinato da Dante sulla scorta di un personaggio che ha dominato la cultura medievale, cioè Virgilio. Quindi è chiaro che con Virgilio confluiscono tanti territori, tanti popoli, tante mitologie, complementari peraltro nel discorso simbolico, simbologico, no? Certo, abbiamo Aristotele. Lo stesso Dürer ha raffigurato qualche scena della commedia. Questo è poco noto, ma è un fatto. Allora, Dürer passa Sì. pochi anni dopo che viene affrescato questo dipinto, perché il Dürer è quasi contemporaneo. Passa da Trento e quindi diciamo nelle zone del Trentino, pochi anni dopo. In città si parlava di questo, a noi non è pervenuto, non ci sono sui libri di storia, o perlomeno fino adesso non ne sono state trovate tracce, magari in archivio, chissà quante cose ci sono nascoste ancora. Ma il Dürer ha parlato con le persone del luogo e ha condiviso queste cose. Sicuramente, questo certo, insomma, il Dürer venne proprio in Trentino e in Sudtirolo, insomma, in quello che era allora la regione, proprio per lavorare per l'imperatore e si vuole che lui sia stato un confidente di Massimiliano e che abbia raccolto tutti i grandi artisti che hanno illustrato le opere scritte, qualcuna, da Vasek König, o da Teuerdank o altre opere di questo genere, Libro dei Tornei e quant'altro, era tutta una cerchia di artisti fondamentalmente legati alla scuola Poi siamo qui, è dell'Albrecht Dürer. vero che lui passa pochi anni dopo il Simonino e raffigura il Dante Alighieri, però Dante parla di questo territorio come un inferno. Perché? Perché viene tradito, viene gabbato, viene sbugiardato, viene preso in giro, viene deriso. Figurati sti manigoldi se ancora dopo quasi 200 anni ancora non si fanno grossi di questo episodio. Quindi al figlio e al nipote, perché qui parliamo di due generazioni, l'avranno sicuramente raccontato i nonni dicendo: ah, quella volta che è arrivato il Durante, io l'ho preso in giro, gli ho promesso, pure l'ho menato, perché poi Dante le prende pure in Val di Non, viene pure picchiato. Quindi lo hanno raccontato, e il Dürer questo lo raccoglie da questi nipoti. E quindi È probabile sì che molte cose non le possiamo, ma questo è un metodo che si è usato anche nell'antica fase della ricerca archeologica, la toponomastica, anche i racconti dei locali. Talvolta anche persone molto semplici, non necessariamente degli eruditi, ricordano delle consuetudini, delle mi dicerie, dicevi dei quello del rimorsi. sentiero di Esatto, la Compostela? via di Santiago de Compostela, la via Romera, c'è gente che a mezza costa, nei paesini trentini di mezza costa, anche di una certa età, almeno fino a qualche decennio fa, quando erano vivi, ricordavano benissimo che tradizionalmente la strada a valle era poco percorribile perché è acquitrinosa, perché è difficile, Certo, si quindi andava a ecco, metà a metà montagna. costa e lì ci sono tante cose interessanti. Diciamo che qui va ricordato, va sottolineato, segnalato e ricordato due volte che le ricerche archeologiche localmente
sono molto recenti sistematicamente, cioè è stato tutto trovato un po' per caso, tutto un po' alla Sì, fanno degli ventura. ad esempio adesso era venuto fuori uno studio sul Neanderthal Sì. che tutte le ipotesi che si erano ipotizzate adesso non stanno in piedi, devono stravolgere completamente lo studio. Quindi lavoriamo sempre per ipotesi Sì. diciamo, con le ricerche. Invece addirittura avevo una vecchia zia che è morta da poco, la sorella della mia nonna, 100 anni, e lei ricordava i sacrifici umani fatti a Sì, Castelstenico, li ricordava. la tradizione verbale è vecchissima. Se noi guardiamo, perché noi siamo proprio il Tirolo, Trentino, Tirolo, insomma, Osttirol. Vorarlberg, tutta questa zona che oggi costituisce appunto l'Euregio, Tirolo, Gect sarebbe applicata a tutte le regioni d'Europa che sono le cerniere fondamentali sostanzialmente dove sono passati i popoli, le strade, l'Alsazia e Lorena per esempio. Ecco, ci sono tutte queste realtà di cui noi però stranamente la popolazione sa poco. Noi abbiamo a Che Trento peccato, che un ufficio che è in peccato. fase di inaugurazione, il principale, non ce n'è a Bolzano né Innsbruck, tanto grande e lussuoso, va bene? Eppure la gente non ne sa misteriosamente niente. Ma diciamo che si sappia poco di queste cose può essere ancora giustificato. Ma sul piano della ricerca, dove la scienza è andata avanti, oggi la ricerca archeologica fa testo con mezzi infinitamente superiori, che sono addirittura non invasivi, che possono, diciamo, rilevare oggetti nel terreno, cavità e tante altre cose. Parlo naturalmente, per tutti, non parlo per persone specialiste, no? Questi sanno molto bene cosa c'è a disposizione. Ma oggi come oggi è molto più facile scoprire i tesori, tra virgolette, che le valli trentino-tirolesi, eccetera, eccetera, nascondono. Studiare è, diciamo, paradossale voler presentare Trento come si possa presentare, che so io, Siena o Firenze, va bene, insomma, è una città grande, o comunque città molto ben caratterizzate dalla loro grandezza, dell'accumulo di opere e di autori. Dobbiamo considerare che Trento è tutto il territorio. Sì, Trento è il Trentino, È il è il Trentino. E Tirolo. quindi la ricerca della Calaresu è una dimostrazione di Prof, non mi chiamare Calareso. della Roberta, è una dimostrazione di grandissima genialità e buona volontà, perché parte proprio da quella che è una raffigurazione di un libro d'ore di matrice appunto praghese sostanzialmente, città con la quale Trento è stata gemellata qualche decennio Sì. fa. E c'è l'Aquila di San Venceslao, per esempio, che appunto è il segnacolo attuale della provincia. Dell'Aquila parleremo molto bene quasi Bene, arri quando arriveremo alle queste soglie del sì, Purgatorio, perché lì. sono tutti rilievi. L'Aquila costituisce proprio già di per sé una mappa molto antica del territorio. Che poi ha la forma del Principato Vescovile di Trento, che forma proprio è E come che un'aquila. orecchie da intendere intenda, Dante nomina quest'aquila più volte. Sì, Ecco, lascio ancora, anche ecco. Tiralli, anche Assolutamente, il anche la Tirolo. dizione che designa il territorio Tirolo, Certo. Tiralli, la divina commedia. Bene, allora, foglio 1 l'abbiamo fatto, giro il foglio 2, vediamo. Ah, dobbiamo parlare del matrimonio. Allora, in questi dipinti abbiamo la raffigurazione del matrimonio, matrimonio però medievale. Allora, ricordiamoci, qui abbiamo tutta una serie di simbologie che hanno a che fare con l'inferno, con i demoni, con i diavoli, ma era normale nel Medioevo, era Sì, normalissimo. assolutamente. Quindi, e abbiamo poi mancanza assoluta di prospettiva. E qua Sì, mi avevi aperto una parentesi sulla abbiamo, sì, prospettiva che l'ho trovata ecco, la affascinante. prospettiva nell'iconologia, che cos'è in poche parole? Quando noi guardiamo una qualsiasi immagine, noi abbiamo l'analisi iconografica. Cioè, noi guardiamo com'è equilibrata l'immagine, com'è distribuita, le tecniche che sono usate e così via, discorrendo, non mi dilungo, sto facendo l'elenco degli Sì. elementi di analisi. L'iconologia, invece, una delle prime, è quella, il testo rinascimentale del Ripa, iconologia del Ripa, e abbastanza gli studiosi
Ma la gente comune non è che di queste cose non può Vabbè, ma saperne noi tantissimo. apriamo una piccola Ecco, parentesi, ma è piccola da piccola. capirsi perché quando ci troviamo davanti a fruire di un'opera d'arte, noi siamo colpiti, siamo attratti, diciamo, oh, che bello, che bei colori, che bella cosa. Però una domanda che sorge spontanea, io ho insegnato 45 anni a ragazzi di varie età queste cose e mi sono accorto che se a loro vengono presentate così, guarda che bello, guarda che colori, guarda come posto questo e quello, l'interesse sfugge, ma l'interesse di questi dice in realtà che cosa significa, cosa vuol dire? E quello è un po' l'interrogativo che ha ogni persona che gira e vede qualcosa che infine lo attira, gli piace, ma si domanda spesso Cosa si cosa, cosa chi che è, che vuol dire, sì. dov'è? Ecco, sono domande molto importanti queste. E noi siamo, grazie al lavoro di Roberta, di fronte a un interrogativo di questo genere. Un interrogativo Stiamo, svelato. esatto, stiamo andando a Svelato. percorrere un viaggio attraverso l'immagine. Esatto. Allora, abbiamo il matrimonio. Il matrimonio nel Medioevo come si faceva? Il matrimonio nel Medioevo bastava toccarsi la mano, non ci tocchiamo, se no siamo, noi siamo già. Anzi, oggi è il mio sarebbe stato il mio 30° anniversario di Auguroni, matrimonio. allora. Grazie, ma non sono sposata più, quindi Bene, bene. sarebbe stato oggi. Allora, il matrimonio nel Medioevo bastava il tocco della mano e non servivano testimoni, non serviva essere in pubblico e così si era sposati. Poi cosa succedeva? La sposa andava a casa dello sposo e quindi era considerato il matrimonio fatto e concluso. Poi però la sposa tornava a casa dei genitori, si chiamava la ritornata. Una volta tornata a casa dei genitori, lo sposo doveva andare a prenderla, tutto addobbato in gingheri, con un cavallo molto addobbato, tutto bello e lussuoso, con dei vestiti nuovi per la sposa. Stava a significare una nuova vita insieme nella ricchezza e nell'agio. Molti però di questi cosa facevano? Magari chiedevano un cavallo in prestito, un vestito, magari a prestito a strozzo, dovevano recarsi dalla sposa con un tesoretto. Un bauletto con un cofanetto con dentro delle gioie. Andavano a casa della sposa, a casa della mamma e del papà della sposa, quindi davano il tesoretto, consegnavano il vestito per la sposa, lei si addobbava tutta in gingheri e ritornava a casa dello sposo a cavallo. E quindi il matrimonio era concluso. Questo era il cerimoniale. Nei dipinti troveremo la raffigurazione del matrimonio medievale, quindi tutta questa cerimonia che vede varie tappe e vede dei vari personaggi che partecipano, diciamo, al matrimonio, che si sposano e lui e lei, e quindi vedremo con il percorrere della crescita dell'anima all'interno di questi dipinti. Quindi vedremo quello che è l'ebraismo, quello che è il cristianesimo, l'Islam, fino ad arrivare ai grandi dell'India. Quindi abbiamo proprio la crescita animica dell'anima. Perché all'interno della simbologia troveremo più stratificazioni di descrizione, perché Dante è venuto qui e ha fatto un viaggio fisico, ha trovato il cretino di turno, quello che l'ha preso in giro, quello che gozzovigliava, quindi lui sì, ha fatto un viaggio fisico nella taverna, nel castello, con la fanciulla tutta lussuriosa, ha fatto un viaggio concreto, proprio base, molto molto base, però allegoricamente lui ha nascosto tutta questa mappa, perché lui ricordiamo che aveva una tonaca rossa, una bisaccia, un pezzo di pane e una borraccia e doveva nascondere dentro questi rotoli uno scritto, un diario di viaggio che se dovesse essere stato arrestato e fermato e qualcuno leggeva il diario di viaggio dove lui scriveva che il conte d'Arco era un traditore, beh, avrebbe fatto una brutta fine. Quindi lo stava scrivendo in maniera un po' criptata. E certi personaggi che lui incontra sono sì i personaggi che lui nomina nella Divina Commedia, ma molti sono legati a una descrizione simbolica di quello che era Farinata degli Uberti, Filippo Argenti a Firenze. Lui ha conosciuto un personaggio come Filippo Argenti. Argenti, come Farinata degli Uberti.
ne descrive come Farinata degli Uberti, ma è un personaggio X che ha conosciuto a Trento e che aveva quella precisa caratteristica, e poi lo vedremo man mano nei dipinti. Poi dopo lui spiega i demoni, i diavoli, tutte queste figure che sono dei trentini così rozzi, così grezzi, che purtroppo lo intimoriscono, lo portano in piano proprio di paura di morire. Forse andrebbe fatta una precisazione ancora più concreta. Anche se la fisionomica arriverà dopo Dante, nel senso che si comincerà a fermare intorno veramente tra il XVI e XVII secolo, anche gli scritti del Della Porta, per esempio, ma sono scritti già che appartengono al tempo moderno, non sono più parla medievali. Un po' più vicino, non sono scusami. Più medievali, ecco, sono già della modernità. Ma cosa significa? Che la fisionomica avvicinava certe persone per la disposizione dei volti, a volte proprio anche a animali, diciamo sì, lupi, sì. Orsi. Queste identificazioni d'altronde sono tipiche, anche come dicevo prima, dei popoli primitivi. Basti pensare che i vichinghi avevano l'Ulfendiar, i Berserker, gli uomini orso, gli uomini lupo come guerrieri ferocissimi. Sì, che il Minotauro, il Centauro. Ecco, ma queste cose, queste tradizioni sono state un po' diffuse, anche come abbiamo detto prima, i sacrifici curenti, ma anche queste tradizioni di identificarsi, le rosse d'America, del Nord America, per esempio, riti sciamanici. Queste cose qui sono state molto anche raffigurate. I nostri libri, diciamo, fisionomica di Giovanni Battista della Porta, già ormai in tempo seicentista, fa vedere proprio visi umani e profili animali. Questo lo dico semplicemente per riavvicinare, ricollegare quello che Roberta diceva appunto anche della persona rozza o aggressiva o particolarmente... Certo, ecco, la parte bestiale, sì, della persona. Quasi di un'allegoria vivente. Qui della pittrice, ecco, viene descritta con tutti gli animali, sì, che affiancano i vari personaggi, esatto, raffigurati. Esatto. Il tanto, bue, il cavallo, tanto, il cane, sì, la lepre. Cioè, questo tanto nei vizi quanto anche a volte nelle virtù. C'erano, certo, animali, c'è la colomba, che rappresentavano, sì, vizi, animali che rappresentavano virtù, eccetera, eccetera. Sì. Qui vediamo più vizi, perché qua la pittrice ha fatto un po' più compiti sull'inferno. Certo. Allora, vediamo il matrimonio. Ah sì, importante. Il matrimonio è tra un uomo e una donna, che sta a significare la donna e la mente, e quindi l'intenzione. Aspetta che riattivo il video, pardon. L'uomo, che è il corpo, significa l'azione. Poi abbiamo, e vedremo più avanti, la figura del serpente, questo personaggio che ha organizzato un po' tutto e che è l'occasione che fornisce, quindi lui se ne tira fuori, lui in sé non vuole nessuna colpa. Però abbiamo anche, abbiamo il mio cagnolino che si presenta nel video. Vieni qua, dai, vieni qua che ti faccio salutare dal video. Vieni qua, op, che ti faccio salutare dal video. Cioè, vai adesso, fila. Poi abbiamo anche matrimoni omosessuali, tra donne, tra donne, tra uomini. Perché? Perché questo è un viaggio nella crescita personale, quindi non c'è nulla di sbagliato, non c'è nulla di giusto, c'è una direzione, un inizio, e poi man mano se uno arriva all'avvicinarsi a Dio, e quindi viene raffigurato come completezza questa unione tra il maschile e il femminile, questa parte esterna e la parte interna di noi stessi. Allora, la ritornata, l'ho detto. Bene, allora potremmo iniziare con questo viaggio. Allora, vediamo quanto abbiamo registrato, se c'è scritto. No, non c'è scritto, allora andiamo, noi procediamo. Allora, qua abbiamo il primo affresco di Torre dell'Aquila. Anzi, potremmo stoppare? Che dici? Sarebbe meglio, sì, dai, stoppiamo, facciamo un riavvio.